Ok ragazzi, siamo di nuovo qua a raccontarci un po' di cose. Mettete le cuffiette, rilassatevi sentendo la voce, non c'è bisogno, insomma, di vedere niente di particolare. E giusto fissatevi queste immagini che ho creato io quest'anno per voi in spiaggia e andiamo a parlare di fumetti. Oggi voglio parlarvi di un argomento, insomma, che è ritornato un attimino così, si è tornato a parlare di questo argomento, no? Degli errori di stampa. Mi permetto naturalmente di fare queste considerazioni per quale motivo? Lo ribadisco per chi non, insomma, ancora non si è iscritto al canale. Io sono un tipografo e in questi 2 anni di YouTube ho portato, insomma, qualcosina sul fumetto, ma naturalmente, l'ho portato soprattutto, parlando del mio lavoro da tipografo. Insomma, in questi 2 anni vi ho detto anche qualche numero, senza entrare nel dettaglio, di alcuni manga soprattutto, e vi ho anche, diciamo così, cercato di raccontare, insomma, del perché abbiamo una concezione, del successo del fumetto che in realtà non corrisponde a queste grosse cifre che noi pensiamo ci siano nel mondo del fumetto. Sento anche grandissime polemiche, no? Sul fatto che chi parla di fumetto non fa abbastanza visual, chi le fa in realtà le fa non portando, insomma, non portando in realtà il fumetto. È giusto portare, diciamo così, è giusto portare l'argomento fumetto e non dissing o quant'altro. Voglio ripetere che se non si ottengono dei risultati, comunque dobbiamo anche eventualmente fare un esame di coscienza. Non è detto che tutto quello che portiamo a video noi piccoli YouTuber siano cose che piacciono alla gente, no? E quindi il mondo del fumetto, come vi ho già detto, non è fatto di tantissimi numeri, ma anche nel mondo dei manga non è così. Il successo c'è, è crescente, ma insomma, io ve ne parlo appunto perché qualche numero li so. Vi ho già detto che non si può dire molto, no? Però so quanti numeri di un manga si stampano all'incirca, no? Ve l'ho già detto, si parte con un principio di stampa di un classico manga che deve ancora partire, 5.000 copie, poi naturalmente va a crescere se i risultati sono positivi, numero per numero, no? Sapete anche che comunque il perché molti manga dopo un paio di numeri vanno esauriti, proprio perché non si rischia più di tanto. Si stampa quelle 5.000 copie e poi naturalmente se il manga ha successo, quindi vende più di 5.000 copie, naturalmente va da sé che il manga viene esaurito e verrà sicuramente ristampato. Quindi non allarmiamoci se quel numero ci manca, quindi non verrà ristampato. In realtà sì, se l'uscita è al sesto numero e il numero 3 è già esaurito, aspettiamo un po', ce lo ristamperanno proprio per questo motivo qua. Ecco, poi un altro esempio invece, il Kenga Ashura, che insomma,
si capisce che non vende tantissimo, si farà difficoltà a trovare i numeri, ecco, per quel prodotto lì sicuramente. Quindi insomma, per farlo in breve, se esaurisce un numero di Dragon Ball, non vi preoccupate che sicuramente lo ristamperanno. Capite che i numeri sono veramente bassi, come vi ho già detto. Quindi l'errore di stampa, ecco, del Berserk, no, del numero 3 di Berserk, ci dovrebbe far capire delle cosine. Io qua volevo arrivare, nel senso che essendo che non ci sono tantissimi lettori, no, cosa succede? Le case editrici ci vanno un pochino, insomma, con i piedi di piombo, no? Cioè, stanno accorte a non fare errori. In questo caso la Panini, che è quella che ha probabilmente più soldi da spendere, comunque insomma, perdere dei soldi gli crea sicuramente dei problemi. Questo Berserk, il numero 3 sbagliato, io volevo difendere un pochino la mia categoria di tipografo e non da casa editrice. Secondo me è stato gestito un pochino maluccio dalla Panini. Questo perché? Perché il Berserk naturalmente vende, ma a quelle cifre e composto in quel modo non pensiamo a 10.000 copie a numero, ecco. Il metodo che è stato utilizzato dalla Panini, cioè quello di non ristampare un prodotto del genere ma fare il taccone, ci fa capire che probabilmente, insomma, le 5.000 copie non si superano. Ecco, io i dati in realtà del Berserk 3 non li so in realtà, però come si è mossa mi fa capire, insomma, che perdere quei soldi gli crea un po' di problemi. Naturalmente, se vendeva 10.000 copie, 15.000 copie, quel prodotto a 50 euro, capite che forse era molto meglio ristamparlo da capo. Quindi secondo me, ecco, non raggiunge le 5.000 copie il Berserk, quella deluxe. Però, ecco, al di là di questo pensiero giusto o sbagliato, riproporre, ristamparlo da capo, secondo me, ecco, di chi è la colpa di quel prodotto sbagliato non è della tipografia, nel senso che la tipografia, se riceve un prodotto, cioè delle tavole su cui fare queste lastre, che dove poi si va a stampare, gliele passerà un grafico o comunque la stessa casa editrice, ma al tipografo non gli frega niente. Cioè, se al tipografo gli dicono di stampare cacca, lui stampa cacca, non sta a guardare errori di stampa, di dettatura o no. Il tipografo, la tipografia in generale, può sbagliare perché può mettere dei prodotti scadenti, no? Colle per legature fatte male, robe di questo genere. Ma al di là di tutto, il controllo finale non è del tipografo, ma è appunto della Panini. Se il prodotto circola in modo sbagliato, il problema principale è sempre appunto della casa editrice, che purtroppo all'interno non ha più un supervisore che controlla le copie. Ora qualcuno mi dirà: certo, non si possono controllare tutte le copie, ovvio,
per quello l'errore c'è stato probabilmente, perché si è fatto un'unica stampata di non tantissime copie, 5.000 copie, e quindi il problema è nato lì, perché non se ne sono accorti. Questo è successo anche con ad esempio con l'11 di Dragon Ball, ad esempio, ma lì il problema era diverso. Anche lì hanno tacconato, no? Si vede, perché comunque quando si taccona, quando si riprende, insomma, un volume perfetto si ha solo se si ristampa. Una volta che voi aprite questo volume va già a guastarsi in qualche modo. È sempre quel discorso che vi dicevo, no? Il mio maestro relegatore, insomma, mi ricordo quando ho iniziato il corso, mi ha detto: guardate ragazzi, che un libro ogni volta che lo aprite, no, è come se gli date una martellata. Ed è anche così con i nostri fumetti, con i nostri manga. Una volta che noi li apriamo, subiscono già delle micro fratture, ok? Ripeto, io vi ho sempre detto che comunque in linea generale la Panini ha degli ottimi prodotti tipografici, quindi usa anche una tipografia che secondo me è valida. I neri sono dei neri veramente di stampa perfetti. Io non raramente trovo delle sbavature, poi ci possono essere le eccezioni, per carità, ma nel complesso io trovo che ci sia una buona tipografia dietro la Panini. E in linea generale gli errori della Panini sono sempre di livello forse grafico, che non è detto che venga svolto dalla tipografia. Cioè, dietro al nostro manga c'è di più, cioè ci sono tanti processi, tante lavorazioni. Le stesse sovraccoperte che vengono stampate dalle tipografie subiscono dei processi prima di arrivare a noi, che passano anche da 2-3 laboratori diversi: tipografia, plastificazione del prodotto, no? Voi non avete il prodotto nelle vostre copertine o sovraccoperte opache, ma c'è un lucido sopra che serve all'umidità, serve per difendere il prodotto all'umidità, dalle macchie in generale, anche se noi in un secondo momento continuiamo anche a proteggere ulteriormente con questa plastichina. Sapete voi, non sono molto d'accordo sulla protezione della plastichina, anche se in realtà, insomma, fate quello che volete. Vi dicevo, quindi sicuramente questa problematica che è successa a Berserk, ma non solo in quello, la Panini forse perché appunto stampa di più, non è la prima volta, fa degli errori. Se non sbaglio c'è stato un errore non di stampa, ma non mi ricordo, ma è già successo, no, in altri omnibus dove c'era un errore di traduzione, errori di ribaltamento di pagine, ma anche lì adesso non ricordo bene, ma anche lì se c'è stato un errore tipografico, l'inversione insomma delle pagine, alla fine il tipografo ha pure colpa, però il risultato finale lo deve controllare sempre la Panini. Quindi
nel caso di tavole stampate male, riconducibili proprio alla tipografia, comunque non. Ripeto, il risultato finale lo deve controllare la Panini, perché è la Panini che ci fornisce la lettura, il servizio. Quindi il controllo finale deve essere sempre fatto da chi distribuisce il prodotto, da chi ci fornisce il prodotto, no? Ripeto, di solito le problematiche. Problematiche della Panini sono sempre quelle delle traduzioni sbagliate, che appunto il tipografo non ne può niente, cioè ripeto, non controlla, non è compito suo controllare il prodotto. C'è stato un altro omnibus della Panini dove le rilegature, tutta una partita di rilegature è saltata, non mi ricordo se era un prodotto DC o comunque Marvel, non mi ricordo, ma addirittura tutta una stampata di rilegatura. Lì sicuramente il problematiche è della tipografia, che si prenderà le sue responsabilità, pagherà comunque delle penali con la Panini, ma noi lettori ci dobbiamo sicuramente rivolgere alla Panini. Il risultato finale lo deve controllare sempre la Panini, che naturalmente non fa come non fa nessuna casa editrice. Ecco, come l'avrei risolta io questa cosa? Il Berserk si vende qualsiasi cosa, Berserk, no? Quindi non so quanti numeri saranno questa deluxe, ma l'avrebbero recuperati comunque quei soldi, piuttosto che perdere magari di quei 5.000 acquirenti che hanno preso quel prodotto, invece di perderne qualcuno, insomma, avrei ristampato e secondo me potevano fare delle stesse dimensioni, uno speciale su disegni di Miura, l'avrebbero recuperati. Ecco, io per conto mio da tipografo avrei fatto in questo modo. Ma naturalmente anche questa mia idea, no? Questo mio consiglio è un consiglio semplicemente da uno che ha lavorato nel settore, ma non ha niente a che vedere con chi invece maneggia i soldi, il marketing di un prodotto. Quindi probabilmente avrà fatto le sue valutazioni, che forse vista da noi lettori può sembrare antipatico, cioè quello di me ne fotto, faccio così, intanto lo vendo lo stesso. Quanto può durare questa situazione da Panini? Secondo me, insomma, ragazzi, Panini dovrebbe sicuramente, per questi prodotti che sono da collezione più che da lettore, dovrebbe fare molta più attenzione e noi farci meno il sangue amaro per questi errori. Ripeto, nella vita ci sono problematiche peggiori. Io vi dirò, cioè, ad esempio, ho visto qualche immagine. Sì, non è un gran bel taccone, però voi dovete immaginare appunto che stiamo maneggiando carta. Probabilmente recuperare quelle copie non si poteva fare altrimenti. Probabilmente è stato il metodo migliore per recuperare quelle copie e non buttarle al macero. C'è stato anche un modo per recuperare senza, ecco, senza, insomma, possiamo immaginare, senza buttare tutta quella carta invana.
invano, anche se noi, cioè non ci scandalizziamo, no? Perché pensiamo ancora agli alberi tagliati, roba del genere, ragazzi, ma ormai non si taglia più la carta, non si taglia più l'albero per la carta, cioè non esiste più una cosa del genere. Ormai la carta è tutta riciclata, anche la carta bella è riciclata, è solo più trattata chimicamente per farvela diventare bianca, eh? Quindi ragazzi, insomma, alla fine sono solo fumetti. Siamo sempre lì, no? Al discorso di avere del materiale sotto mano, ci piace noi il fisico, no? Però noi rimaniamo sempre, cioè, se siamo semplicemente dei lettori, non vogliamo fare, non diventare degli esperti cultori della carta a questo punto, no? Sbattiamocene di queste cose, insomma, si spendono 50 euro, incazziamoci, finisce lì. Poi alla fine, diciamolo chiaramente, il collezionista di quello che c'è dentro non gliene frega assolutamente niente, basta avere la copertina e averla lì in libreria a sfoggiare il proprio prodotto che noi amiamo. E del resto non ci interessa niente, come questo è sinceramente anche una piccola malattia, no? Che abbiamo noi, ammetto anch'io, perché anch'io prodotti. Sono in campeggio, quindi passano anche naturalmente persone con biciclette, con. Volevo finire il discorso e mi è andata male, però questo è l'angolo del rilassamento, quindi rilassatevi anche con questi rumori extra. E vi dicevo, quindi il collezionista, niente, vediamo se ha finito, forse ha finito, ma finiamolo anche noi, anche con questi rumori. Il collezionista appunto non so quanto è interessato al prodotto che c'è dentro, perché quel prodotto che c'è dentro, la lettura che c'è dentro, no? L'opera che c'è dentro, l'avrà già letta 50 milioni di volte, ma anch'io, no? Cioè, sto collezionando la nuova edizione di Dragon Ball che sto rileggendo per l'ennesima volta, ma sinceramente non. Cosa mi interessa, no? Cioè anche la cartolina dentro quando è uscita della Gazzetta, no? L'ho collezionata tutto là, alcune cartoline mancavano, ma non mi interessava perché mi interessava avere il prodotto in libreria da mostrare, perché la lettura l'abbiamo già fatta milioni di volte, quindi quel prodotto lì, Berserk, è sicuramente principalmente da collezione. Principalmente, poi ok, qualcuno mi potrà dire, speravo un'edizione ribaltata con una traduzione migliore, va bene, ma tanto magari più avanti arriverà, ecco. Esteticamente è una bellissima opera, da tipografo mi posso dire, poi traduzione è quella che è, va bene, però da tipografo gli do ancora la sufficienza piena, anche 8, ecco. Forse prima era anche maggiore con questo, insomma, non voglio mettermi contro il lettore che odia la Panini, però non posso dire il contrario, ecco. I prodotti della Panini sono fatti bene da tipografie esperte e l'errore ci sta perché appunto non c'è più la figura di chi controlla il prodotto, no? Qualcuno ha anche detto, ma non può controllare tutte quelle copie. Ma in realtà l'errore sono state riprese tutte le copie, quindi bastava prendere a campione, no? Questo vi fa capire che non c'è, no? Cioè, si va sulla fiducia, sui tempi ristretti, quindi
quindi si butta dentro nel mercato il prima possibile, no? Nient'altro, ragazzi, insomma, non prendiamocela più di tanto. Io dico ai super affezionati, collezionisti di quest'opera, continuatela, perché continua a essere una bella opera, e incrociamo le dita, insomma, per questi errori, perché ripeto, questi errori possono capitare a chiunque, proprio perché non c'è più una figura che controlla il prodotto finale nelle case editrici. Il prodotto finale, comunque, l'errore finale comunque è sempre della casa editrice che ci vende il prodotto, quindi saranno poi loro, no? Saranno poi loro a capire con chi prendersela, se l'errore è stato della tipografia. Ok, ragazzi, spero di avervi semplicemente fatto capire, no? Volevo semplicemente che voi capiste che comunque la Panini non è lei che stampa, non è lei, è una figura, no? Ma dietro al vostro volume ci sono più persone che lo compongono, più aziende che lo compongono. Ok, ciao, alla prossima.